Ci siamo come, come tutti i predebbi, stanotte ho dormito tre ore. Eh, questa è una partita e tutti i tifosi dell'Inter sentono tantissimo. Quindi, non c'è più nulla da dire su questa partita, qui. Eh, mamma mia, ho visto un video, ragazzi. Poi, tra l'altro ho saputo anche che è stata cancellata una live ma perché le faccio registrare tutte io secondo te perché so che vengono cancellate ma eccola qua è qua dentro mi ho scordato di dirlo ormai le, fatte... le faccio registrare tutte quindi e il Milan ragazzi il Milan è... il Milan ha fatto delle figure di cacca in anellato delle figure di cacca non indifferenti negli ultimi periodi no? come dicevamo ieri quindi poi se poi ti parlo del ballerino ancora io, di Correa, vuoi che io, te, vuoi che io parli ancora del ballerino? Quando dicevo di non prenderlo, ero l'unico tifoso dell'Inter che diceva non prenderlo, lascialo lì, prendi Turam rotto che è meglio. Vuoi che ancora ti ritiri fuori questa storia? Non penso che tu voglia che io ti ritiri sto, fuori questa storia qua. Andava preso Turam infortunato, dirlo ora è facile, glielo dicevo da prima che arrivasse il ballerino, io dissi prendiamo Turam infortunato. Ma lasciamo il ballerino alla Lazio, che tra l'altro aveva un'offerta strimizzita dall'Everton in prestito, il ballerino. Noi 30 milioni alla Lazio, perché pagamento in 70 anni allotito, giocatore ipervalutato. Siamo sempre lì con un cinese che non aveva più soldi da spendere. Il Milan è una squadra che gioca con il Baricentro Basso e, e propone poi dopo ha eh, un fraseggio lento e si affida alla verve di Leao e Teo Hernandez questo lo abbiamo già detto ma non solo, si affida anche al posizionamento di Giroud del francese, si è girato Giroud che eh, ragazzi giocherà da fermo ma per come la vedo io Giroud è un campione a parte il campione del mondo cioè, ha un posizionamento proprio da vecchio centravanti, cioè lui da solo anche se non è uno che si muove tantissimo ma riesce lo stesso a muoversi di qualità e riesce soprattutto a darti punto di riferimento e profondità ed è quello che facevano un po' i vecchi centravanti prima e Giro lo fa benissimo bravo di testa buon piede buon sinistro quindi ecco il Milan eh, fondamentalmente si basa su questi giocatori qui eh, Teo Hernandez punta molto sul, eh, sul controllo di palla tecnicamente bravo ma anche Teo Hernandez vieni qua saluta i ragazzi Saluta, saluta il giapponese sempre chiuso in camera. Ciao. Teo Hernandez fa dei falli da codice penale, ragazzi. Anche Teo Hernandez è un giocatore eh, molto, molto particolare, tatticamente, tatticamente non eccelso, ma comunque ha un grandissimo atletismo. Cioè, Quindi ce cioè l'ha questi 3-4 giocatori in Milan che ti possano mettere in difficoltà dalla panchina. Rebici il numero 10, non mi ricordo come si chiama e a me piace. Insomma, è una squadra che la identifichi male perché poi, nei derby, capito? Le differenze si livellano. cioè il Derby è una partita a sé dove può succedere di tutto, è scontato dirlo, ma, ma è così. Allora, poi, siccome stamattina io mi sono svegliato con tantissimi messaggi. Se decidi di aprire un canale YouTube, ovviamente anche perché ti fa piacere. Eh, parlare con i followers che fortunatamente in questo canale non si comprano come stanno facendo altri perché tra l'altro qualcuno si sta comprando anche il pubblico passano anche dei bot mentre fanno le live non le levano in mcs parlano male di tutti e poi sono i primi che comprano si comprano gli spettatori questi questi si comprano gli spettatori quell'altro facendo visual live e, e continuano a crescere gli iscritti poi vanno nei canali dove tipo il nostro che facciamo visual da canali da 20.000, di uno a noi e noi abbiamo troppi iscritti <ride> allora, io, io te lo ripeto se te lo chiedi a noi a, a differenza di chi ti parlava di Amazon, Apple ora ti parlano di fondi e poi chi sono i fondi non, lo, non si può fare il nome ti hanno parlato di Silver Lake preso la Glass Trust per Glass Trust sostituisce quella dei veti, non ci hanno mai capito nulla questi qua. Allora, io ti dico, innanzitutto ieri parlavano mi hanno detto, mi hanno fatto riassunto se bravo e parlassero di Brookfield che praticamente diventa una hollus Brookfield, secondo loro si rifinanziano da soli ritrattano da soli l'interesse e Brookfield diventa una hollus e incomincia a fare beneficenza all'Inter dicono delle robe assurde, poi gli chiedi nomi, no? Ma non lo possiamo fare non lo possiamo fare perché non sanno nulla Ora è ricominciata la favola del socio della scalata, no? Non eh, te lo ripeto per l'ultima volta, lo devo fare perché ragazzi, so che c'è una partita importante stasera, ma ricordatevelo: non vado in campo io, vanno in campo i giocatori. Chi dice pensiamo alla partita di calcio non ci capisce nulla, ha giocato a palline sulla spiaggia. Chi pensa che un canale YouTube, chi pensa che una televisione possa disturbare dei giocatori, non ci ha capito niente a quei livelli là. L'unica cosa che può influenzare lo stato d'animo di un giocatore è. Di quei livelli là sono questi io non, non sto dicendo che i giocatori sono mercenari attenzione perché se no mi mettete in bocca delle parole che non voglio dire io ti dico siccome ho sentito dire ieri qualche fenomeno è eh, prima del derby zang no prima del derby zang nulla se non paghi i premi ai giocatori se non gli paghi gli stipendi se gli paghi gli stipendi in ritardo sono quelle le cose che stabilizzano i giocatori non le televisioni ci sono dei giocatori che non guardano nemmeno le partite, ci sono tanti giocatori che non leggono nemmeno i giornali, che non ascoltano nulla, che si, che si isolano dal calcio quando tornano a casa. Quindi io ti dico, con una società, questo però lo dico per l'ultima volta, con una proprietà, con un miliardo di debiti, con 200 milioni di perdita all'anno, perché l'Inter produce perdita, non produce altro. Non può con il 99,6% delle quote impegno a Glass Trust, scarica la misura camerale. L'Inter non possono esistere soci di minoranza, anche perché scatterebbero dei controlli. Gli direbbero: Ma te cosa entri a fare i soci Non possono per legge. Esistere soci di minoranza, anche perché entrerebbe un socio con le vuote pignorate. E ti dirò di più: facciamo un esempio: l'ultima volta lo fa, perché l'ho detto cento volte. Te l'ha detto gente, o me FME, te l'hanno detto persone che lavorano su queste cose. Un miliardo di valore dell'Inter entra un socio al 30%, un, entra un pazzo e lo portano, lo portano subito in manicomio, anche se i manicomi non esistono quasi più se entra un socio di minoranza dell'Inter lo portano via i manicomi subito un miliardo valore della società facciamo un esempio entro, entro con 300 milioni ci sono 10 consiglieri quindi questo pazzo cosa farebbe mette 300 milioni può accedere a 3 consiglieri su 10 si accolla un miliardo di debiti si mette lì, sta zitto, non decide nulla con un presidente che tra l'altro ha dei problemi legali e che non può più ricapitalizzare, cioè ti rendi conto cosa cavolo ti stanno raccontando ecco perché si mettono si comprano i pubblico, si mettono i bot ieri girava ma non mandavo le foto, dava il bot il pubblico, 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 cioè ti, ti rendi conto non può, esiste chiedetegli il nome, hanno detto Silver Lake, Amazon, Apple poi partiremo da Piff anche loro. Chiedeteg in nome di chi è questo fondo che compra l'Inter. Nessun fondo comprerà mai. Poteva. Parliamo al passato. Nessun fondo poteva comprare una società con un miliardo di debiti che produce 200 milioni di perdite all'anno. Con un presidente purtroppo ha anche dei problemi legali. Nessuno, nessun fondo che deve overperformare, che deve, che, che deve comunque garantire introiti ai loro investitori può acquisire una società come l'Inter. Non esiste nessun fondo. Un altro discorso è proprietà araba con due private equity, vedi Manchester City, vedi Newcastle, ma nessun fondo ha comprato l'Inter. Sono tutte cavolate. Infatti, chiedete i nomi che ha detto e l'altro no, ma hanno detto non lo posso dire perché non esiste. Ecco perché. Questi sono quelli di Amazon, Jupiter, sponsor da un miliardo, Silver Lake, Apple. Sono questi qui. Eh. Ma di cosa vogliamo ragionare? Chiuso, per qua, poi ora andiamo, andiamo al Fuori Classe. Fuori Classe dice 31 milioni di debiti di Zanga sullo stadio. Ed è vero che è scritto a bilancio, quindi ve lo dico io. Fuori classe dice: Ma c'è un ricorso al TAR. Il Fuori Classe deve capire che hanno smesso di pagare, non pagano più, non hanno, non hanno voluto trovare nessun accordo. Hanno proprio dismesso i pagamenti. E qualora vincessero il ricorso da 31 milioni ne paghi 25, ma sono sempre soldi che devi pagare. Sono queste le cose che i fuori non capiscono che l'Inter ad oggi ha 31 milioni di debiti con il comune di Milano. Hanno proprio smesso di pagare, non hanno, non hanno trovato nessun accordo. Eh, ma c'è il ricorso al TAR. Ok, da 31 passa a 25: ti tolgono un 20%. Se vuoi bene, se ti vogliono bene, perché l'Inter ha smesso di pagare? Perché non viene pagato il comune di Milano? Sei un fuori e non sa le cose Molto semplice. Quindi, praticamente, ieri quegli altri fenomeni hanno fatto passare. E se, sembra che, me l'hanno scritto, mi hanno fatto un risonto. Sembra che volessero far intendere Brookfield che Brookfield, praticamente, diventerà un onus che regalerà i soldi all'Inter. Ma è morto. Mamma mia, mamma mia. Ma male, sta finendo questa storia. e tornando a stasera lasciamolo per lasciamolo per adesso tornando a stasera ragazzi cioè ho detto loro hanno il punto di forza sulla loro parte sinistra l'Inter deve cambiare gioco giocare vedi un giocatore come Perisic stasera ti avrebbe fatto comodo perché Perisic a differenza di Gosens che sì a livello atletico sta migliorando, sta trovando un po' di condizione, ma non è e non sarà mai Perisic Perisic è un calciatore che ti porta la palla dalla nostra area all'area loro. Cosa non può fare, che non può fare Gosen, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che te con, con Perisic hai la possibilità anche di sviluppare il gioco senza problemi, no? Infatti il 70% del gioco dell'Inter l'anno scorso passava, passava da Perisic. Non ce l'hai più un giocatore in quella maniera dove cioè, hai, hai un punto di forza sulla fascia sinistra, noi sulla fascia sinistra abbiamo un giocatore ma di Marco che in fase difensiva è nullo, perché è nullo poi dal centro campo in su è molto bravo, ma di Marco è un calciatore che ti serve quando devi tenere la palla da quell'altra parte, quando poi ci sono da fare dei rientri difensivi di Marco purtroppo non ce la fa, cioè a livello difensivo lui non, non rende quasi per nulla, ha fatto qualche buon intervento ma per fare tutta fascia, ragazzi, in queste squadre qui servono delle doti che secondo me di Marco non ha, poi ha tante altre belle doti, ci mancherebbe un bel piede, eh, devi giocare come giocava Zaghi un po' la razza, cioè devi giocare sempre tutti su. Occhio al baricentro perché è troppo su, è troppo giù, non devi giocare né come contro il Napoli, né come. Cioè, de devi trovare un, una via di mezzo giusta, perché poi comunque loro hanno i giocatori veloci e ti possono. Spaccare le parti, capito? E poi quando l'Inter quando entra, ragazzi. Io ho visto nell'ultima partito, quando si entra sui contrasti, il contrasto deve entrare duro, o entri o non entri. Non... Vedo a volte fare dei contrasti a mezzo. Io non dico di, di, di facciare di far saltare per aria l'avversario, ma quando si entra sui contrasti deve entrare duro, altrimenti è meglio, non tu entri, un po' più di cattiveria, quello vorrei vedere all'Inter, no? Un po' più di cattiveria evidentemente dal fatto che ancora la tenuta mentale questa squadra non ce l'ha perché due partite buone, tre poco buone, una buona quest'anno sembra, io non sono scaramantico se vi volete toccare, toccatevi sembra che comunque nelle partite difficili l'approccio sia migliorato e che però sia peggiorato le partite piccole ma perché con le partite piccole si chiudono non ti fanno giocare, se non hai qualità non hai gente che salta l'uomo e vai in difficoltà queste partite qui magari ti lasciano campo, ti fanno, ti fanno giocare, alzi i ritmi perché se l'Inter non alza i ritmi, il gol non lo fa, alzi i ritmi e comunque riesci a fare delle buone partite. Con le piccoline si dura fatica quest'anno, facciamo, ma perché? Perché manca qualità. Manca quello e si inventa la giornata, manca quello e ti salta l'uomo. Però in questo campionato disastrato dove ormai... campionato italiano ragazzi altro che di andare su perché siamo arrivati a dei livelli veramente non bassi di più la squadra è comunque come il una rosa come il e può dire la sua eh... però eh... bisogna con le grandi e con le piccoline il campionato va bene la coppa, va bene tutto ma il campionato è importante perché nella maratona no nel sono nelle competizioni lunghe e si vedono tutti i difetti degli allenatori e dei giocatori, nelle partite secche, quelle dove ci sono tanti stimoli tante motivazioni, è più semplice, ma è nella maratona che vengono fuori tutti i difetti, è lì che si vede pregi e difetti di un calciatore e di un allenatore, e a all si stanno vedendo. Però, io questa per sera voglio essere fiducioso. Ho tre ore di sonno addosso, messi da le mie parti, però arriveremo a stasera, è lunga da qui stasera, però. L'Inter è bella anche perché è matta, può succedere qualsiasi cosa quando guardi la partita nell'Inter. No? Quindi, eh, quella è una cosa che a me piace tantissimo. Non ti mai. <ride> Ciao, Inter, <ride> compran il pubblico. <ride>